Per anni ha quasi odiato quelle pile di documenti accumulati dal padre tra casa e studio o i quotidiani con un buco al posto di foto e articoli. Oggi confessa che è stata una fortuna. Così da qualche settimana l'ultima figlia di Giulio Andreotti, Serena, si è improvvisata archivista e sta dando una mano a inventariare i 3.500 faldoni messi a disposizione dell'Istituto Sturzo dallo statista che ha occupato 7 ministeri e altrettante volte Palazzo Chigi e scomparso un anno fa. L'archivio è molto grande, serve molto aiuto e avendo molto tempo libero adesso che sono pensionata, ho pensato di venire a dare una mano e quindi ho cominciato da apprendista archivista a fare un po' di lavoro che è molto piacevole, mi piace, rivivo anche cose che naturalmente ho conosciuto ai tempi, persone, quindi c'è anche un lato affettivo nel lavoro che è naturalmente molto piacevole. Guardando tre faldoni, sembra che suo padre sia stato un archivista mancato. Che ricordo ha di quando magari raccoglieva queste carte in casa? Lui raccoglieva sempre tutto, era un raccoglitore di documenti di ogni tipo e perché essenzialmente, fra l'altro, essendo molto curioso di qualsiasi cosa attraversasse, gli venisse in contatto, ne voleva avere ricordo e voleva che il ricordo fosse sostenuto poi appunto dalla possibilità di recuperarlo in maniera quanto più efficiente possibile. Da questo è nato da sempre questo archivio, insomma, da quando ha cominciato a fare attività politica e naturalmente mano a mano si è ingrandito in tutti gli anni, decenni di attività. Ma voi figli contestavate questa raccolta così maniacale? A noi sembrava eccessiva, però indubbiamente adesso vista invece da questa prospettiva di interesse archivistico, no, per fortuna l'ha fatto.